La silver economy nell'anno più nero. Il rapporto Tender Capital Census evidenzia la necessità di investire maggiormente nei servizi socioassistenziali e sociosanitari rivolti agli anziani. Quali le proposte sul tavolo anche alla luce del PNRR? Evidenzia anche la volontà degli intervistati di investire, come diceva lei, sulla medicina di territorio. Collegando al PNRR ci sono grandi investimenti, 7 miliardi per la medicina di territorio, e quindi corrisponde, diciamo, il sentimento del rapporto con quello che in Parlamento, in governo, l'Europa, attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A patto che noi abbiamo una visione più complessiva e quindi investire in medicina territoriale significherà investire in telemedicina, in teleassistenza, in domotica, in device, in tanta tecnologia, e quindi facendo investimenti in questo settore noi stimoliamo sia l'economia sia l'occupazione. Pensiamo quanta occupazione occorrerà in questi settori. Quali sono state le maggiori criticità evidenziate dalla pandemia su questo fronte? Ecco, esattamente questo, la mancanza di rapporto tra casa, territorio, ospedale e viceversa. Tanti anziani anche sono finiti in ospedale, i cosiddetti ricoveri sociali, perché magari abitavano soli e non c'è appunto una medicina di territorio sviluppata. La commissione che mi onoro di presiedere in Senato sta conducendo un'indagine conoscitiva proprio sulla medicina di territorio e sta emergendo esattamente questo, come noi assicuriamo un continuum assistenziale tra casa, territorio, ospedale e viceversa. Noi siamo un paese che ha tantissime persone anziane, croniche, con malattie croniche, e quindi anche per esempio le dimissioni dall'ospedale devono assicurare poi un'assistenza a casa e sul territorio. Questo è il futuro della sanità, dell'economia e dell'occupazione. Ritiene che vada incrementato anche il lavoro dei medici di base? Va rivista la figura del medico di base, perché sviluppando la medicina del territorio noi dobbiamo imparare a lavorare in equip, perché altrimenti il paziente va dal medico di base, ha bisogno di una visita specialistica e se la vede da solo. Invece nella concezione che dovremmo avere, il medico di base dovrebbe essere una sorta di primario territoriale che è al centro di un lavoro in equip, anche in coordinamento con gli ospedali. È una rivoluzione che dovremmo compiere, perché in questo senso va valorizzata la figura del medico di base e insieme appunto a quello che c'è sul territorio per assicurare un'assistenza. E mai più deve succedere quello che è successo durante l'epidemia: pazienti abbandonati a casa, medici di base all'inizio col timore di andare nelle case senza protezione, ma non avendo una struttura di territorio sviluppata in alleanza con l'ospedale. Questo siamo impegnati in Parlamento col governo, che la sanità diventa centrale rispetto anche allo sviluppo economico, per essere poi vicini ai bisogni di un paese che invecchia e che ha bisogni che devono essere soddisfatti.